Buongiorno a tutti, bentornati nel canale Tintortuga, io sono Sclosa Alan ed oggi parleremo di LifeSide. Perché parlare di LifeSide? LifeSide è una sonda di nuova tecnologia Lawrence che ci permette di guardare la nostra porzione d'acqua in tempo reale. La sonda può essere posizionata in due maniere, in versione forward o in versione down. La versione forward ci permette di vedere la porzione d'acqua dove noi orienteremo la nostra sonda, mentre la versione down ci dà una visione della nostra porzione d'acqua sotto la nostra imbarcazione. Ora la nostra sonda è partita, qui siamo in 6 metri d'acqua, giusto per farvi vedere un po' come funziona il menu e le opzioni. Come state vedendo, lei nel monitor sta già captando piccoli pesciolini che si muovono in branco. Qua siamo in un fiume. Andiamo a vedere come si presenta il menu. Nella sezione modalità potete trovare, come vi dicevo prima, la versione forward e down. Lo strumento in automatico rileverà come è posizionata la vostra sonda eh, per cui avete già eh, le impostazioni settate nella maniera corretta, altrimenti potrete sempre andare ad agire manualmente e selezionare voi l'impostazione corretta. Subito dopo troviamo la scala eh, della distanza. E sotto la scala della profondità che io setto eh, normalmente in automatico in maniera che lo strumento capti in automatico le variazioni e ci faccia visualizzare sempre il fondale eh, nella maniera più corretta sfruttando eh, tutta l'ampiezza del monitor. La voce sottostante è la sensibilità. Eh, non facciamo nient'altro come in un normalissimo eco scandaglio: che ridurla se abbiamo troppi disturbi o se siamo insomma, in acque poco profonde oppure andiamo ad agire aumentandola se ci troviamo in acque più profonde eh, e se vogliamo avere più potenza dal trasduttore. La voce elimina disturbi, come potete vedere, eh, ai classici filtri dove va appunto ad agire sugli echi di ritorno, eh, sui disturbi che possono essere generati da motore, elettronica ed altri fattori. Abbiamo le solite voci bassa, media, alta e off. Se selezioniamo la voce Altre opzioni eh, ci porteremo su un'altra schermata. La voce ferma sonar ovviamente serve a fermare la sonda. Se togliamo la spuntatura eh, il sonar riparte. La voce traccia bersagli è una voce a mio parere molto importante perché eh, permette di lasciare una piccola scia eh, dietro lo spostamento di ogni target individuato dalla sonda e questo ci permette eh, nel momento in cui siamo distratti eh, o comunque stiamo svolgendo all'interno della nostra imbarcazione altre operazioni di lasciare una traccia per cui è molto intuitivo capire se c'è stato il passaggio di qualche preda sul nostro monitor troviamo la voce tavolozza subito sotto qui abbiamo varie opzioni per poter cambiare la tonalità il contrasto delle nostre immagini io personalmente la utilizzo sempre nella modalità 1 Troviamo anche una voce distanza griglia. Eh, questa è sempre un'opzione eh, che ci permette di, eh, da monitor pulito a passare ad una griglia, eh, la quale ci dà in maniera molto intuitiva sia la distanza sia la profondità dei nostri target. Per finire sotto troviamo eh, la voce registra video. Possiamo andare a registrare tutto quello eh, che noi filmiamo, ci dà il tempo rimanente di registrazione, abbiamo anche una sonar log, possiamo scegliere se registrare sull'SD, eh, sullo slot alto oppure basso eh, del nostro strumento. Ora che abbiamo spiegato un po' il menu eh, di, questo, di questa tecnologia, andiamo nello specifico a eh, visualizzare dei filmati che ho registrato per voi dove eh, faremo vedere un po' le scale di distanza, di profondità, eh, vari movimenti di predatori che sono stati filmati, azione di pasturazione e spiegheremo il perché questa sonda è veramente importante e perché può fare la differenza nelle nostre uscite di pesca. Partiamo da questa immagine, qua abbiamo uno strumento settato su una distanza dietro la barca di 40 metri e una scala di profondità di 30 metri. Come possiamo vedere eh, si vede tutta la scia eh, di pasturazione, adesso anche una canna che risale in velocità. Vediamo le sardine scendere fino a una profondità circa di 20 metri e una distanza di 20-25 metri. Siamo in presenza di mare calmo e adesso possiamo vedere anche un pesce che eh, si sta eh, aggirando nei pressi insomma delle nostre scie di pasturazione. Qui invece vediamo un tonno che risale lento, si butta in mezzo alle nostre sardine. Però, anche in questo caso eh, site ci fa notare che il tonno, il pesce, non mangia le nostre sardine per cui lui sta solamente girando ma come potete vedere eh, le sardine restano, restano in acqua e non scompaiono ora invece in questa immagine vediamo un semplice banco di pesce foraggio che staziona sotto la nostra imbarcazione entra nel cono e dopo qualche secondo se ne va ma guardate adesso Invece qua eh, troviamo sempre le nostre sardine. Il tonno che si aggira, ma se prestate attenzione, vi accorgete che questa volta il tonno è affamato e le sardine invece se le mangia. Dopo il suo passaggio, vedete che i puntini spariscono dall'immagine. Qui invece abbiamo una scala di 90 metri di distanza e questo è un banco di sardine. Che compare all'interno eh, del, del nostro cono. Come potete vedere, si avvicina un po' e poi pian piano lentamente andrà a sparire. In questa immagine, invece, torniamo ai 40 metri di distanza dall'imbarcazione. Possiamo notare che il mare è mosso, la sonda balla un po' di più. Questi sono due tonnetti alletterati. E le sardine, se vedete, eh, siamo in presenza di molta più corrente, le sardine scendono più alte, cioè la scia è più lunga e, e appunto vediamo oh, due tonni alletterati che eh, girano in pasturazione. Qua eh, insomma sarà più facile eh, allammare il pesce perché di norma si scatena una competizione alimentare eh, fra i due pesci. In questa immagine invece possiamo vedere due tonni ben marcati eh, in pastura nella nostra sonda. E chiudiamo con l'immagine del nostro tonno in mezzo alle solite sardine. Eh, inutile dire che insomma questa sonda nel big game fa veramente la differenza. Come sempre spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche per video futuri e come sempre non mi resta che salutarvi e allamate i like.